Buongiorno. Allora, titolo di questo video: Apprendimento, errore, perdono, vendetta, amore. Ho uno schemino e poi vedrò di andare come sempre improvvisando. Comunque, schemino: i problemi dell'apprendimento, dell'errore, del perdono e della vendetta. La fortuna di essere amati e riuscire ad amare. La sfortuna di non essere amati e non riuscire ad amare. La soluzione dell'amore. Pacciani e la poesia, il disegno di Pino Chef. Angelo Izzo, facciamogli fare un giretto all'aria aperta, sono 35 anni che gli impediamo di uccidere qualcuno, avrà imparato che non si fa. Andando poi agli episodi di quella trasmissione meravigliosa che è un giorno in pretura, una giornata a pretoria, il caso della lavatrice. Lei parla italiano? Il pappagallo che dà del fallito al vicino di casa. Una giornata a Pretoria, assieme a chi l'ha visto, le due trasmissioni più comiche nella storia della televisione italiana. Stragi e omicidi sono commessi non da persone che hanno avuto la fortuna di essere amate e di riuscire ad amare, ma da persone che non hanno mai ricevuto l'aiuto di nessuno, sono state abbandonate a loro stesse e sono rimaste vittime del male che non è una scelta, ma una conseguenza dell'assenza di amore. Uccidere le persone per sbaglio, ucciderle perché vittime dei desideri dell'ego, perdonare, fingere di perdonare, la sete di vendetta e la liberazione della sete di vendetta, i primi cinque versi del Dhammapada, il sutra del cuore, la soluzione dell'amore. Ok, questo era lo schemino iniziale. Allora, partiamo subito dagli simpaticissimi esempi pratici e vediamo ad esempio il processo per il cosiddetto mostro di Firenze, processo al cosiddetto mostro di Firenze, e c'è un video spassosissimo su YouTube in cui Pacciani legge una adorabile poesia. Questo è l'incipit, ma io vado a leggervi la poesia Pacciani, ve la leggo io, tra l'altro essendo di madre pratese, che poi finge di essere di Firenze, ma in realtà tutti i pratesi fingono di essere di Firenze. Allora, se nel mondo esistesse un po' di bene e ognuno si considerasse suo fratello, ci sarebbe meno pensieri e meno pene. E il mondo ne sarebbe assai più bello. Ok? Ecco, a questo punto il giudice gli risponde: signor Pacciani, la poesia è bellissima, solo che lei sarebbe accusato di 16 omicidi. E già qui si coglie il senso dell'umorismo un po' di tutti, diciamo, è uno dei più spassosi processi nella storia dell'umanità, relativo appunto a 16 omicidi, pensa le matte risate. È appunto una vetta comica perché nessuno dei partecipanti, nemmeno i giudici di Cassazione, sono in grado di parlare in italiano. Tutti parlano solo in pratese. E poi abbiamo, dopo la poesia di Pacciani, abbiamo il disegno di Pino Chef, cioè un dipinto, in realtà, sì, un dipinto di Pino Chef. Pino Chef, che sarebbe stato ai tempi Pinochet. Il dittatore Pinochet, ma avendo comunque Pacciani qualche problema con lettura, scrittura, parlata e ascolto e parecchi problemi intellettivi generalizzati, lui si era convinto che in realtà il dipinto ritraesse un ristoratore che probabilmente di nome si chiamava Giuseppe e per gli amici Pino Chef. E anche lì cosa hanno fatto? Hanno preso uno, Pacciani, che non era una persona per bene, ma non era neanche l'autore di 16 omicidi. E siccome lui, appunto, essendo meramente deficiente, non riusciva a difendersi, lo hanno messo lì come capo espiatorio ideale, insomma. Il buon Pacciani, l'amichevole Pacciani. Passiamo poi ad Angelo Izzo. Angelo Izzo, uno dei due, sì, due o tre benemeriti autori del Massacro del Circeo,
E Angelo Izzo, a un certo punto gli hanno dato 96 ergastoli, qualcosa del genere, e dopo 35 anni che Angelo Izzo si è passato in galera, a un certo punto hanno detto: vabbè, sarà diventata una brava persona, gli chiediamo se ha voglia di farsi un giro, e al massimo un giro glielo facciamo fare. Vai Angelo Izzo, noi ti perdoniamo, noi riconosciamo che comunque l'essere umano è in grado di migliorare se stesso, di imparare dai propri errori. Vai e non peccare più. Angelo Izzo ha ringraziato tutti, e dopo 2 giorni ne ha ammazzata un'altra. Naturalmente è stato dato il premio Nobel per la giurisdizione al genio che l'ha rimandato a piede libero. A questo punto vediamo il caso della lavatrice. Il caso della lavatrice è un'altra roba che fa schiattare da ridere. Vediamo un po' se riesco a recuperare il video su YouTube. Datemi qualche secondo. Andiamo nella mia cronologia, va? YouTube, cronologia, cerchiamo lavatrice. Il caso della lavatrice, remix. Ok, fantastico. Allora, passiamo a Un giorno in pretura, altra trasmissione, diciamo, che si occupa di violenza efferata, non violenza quotidiana, violenza, insomma, brutta, brutta, brutta. Ed è una trasmissione divertentissima perché anche qui si palesa il fatto che le persone che compiono il male non hanno idea di quello che stanno facendo e il male non è una scelta, non è un orientamento, non è una vocazione, non è una caratteristica innata, quindi il male non è un marchio con il quale condannare alla pena eterna nessuno. Salvo poi Angelo Izzo che dopo 35 anni di carcere è uscito e ne ha ammazzato un'altra dopo 2 giorni, ma anche in quel caso può darsi che adesso Angelo Izzo sia diventato una brava persona. Proviamo a mandarlo in discoteca con una cinquantina di diciottenni e vediamo cosa succede. Allora, il caso della lavatrice. Il caso della lavatrice è un capolavoro assoluto di letteratura surrealista, specialista, apripista. Cosa succede? A un certo punto uno svalvolato filippino uccide un'altra tipa e viene chiamata a testimoniare tale signora Victoria, cioè scritto con la V, ma i filippini non sono in grado di pronunciare una marea di consonanti della lingua italiana e quindi l'italiano lo parlano un po' come vogliono loro. E quindi arriva la signora Victoria e prima che cominci la testimonianza, il giudice supremo planetario, che è un poliglotta, le chiede, signora Victoria, lei parla italiano? E la signora Victoria, così offesa nell'intimo orgoglio, risponde, sì, certo, ci manca solo, sono filippina. Vuoi che io non sappia parlare l'italiano? Morale, ci sono voluti forse 25 anni di camera di consiglio perché non si è capito niente, cioè la teste chiave non è stata in grado di esprimersi in alcun modo e è un genio sardo, un giovane sardo che si occupa di produzione musicale elettronica. È riuscito a creare un meraviglioso remix che si chiama Il caso della lavatrice. Andate a cercarlo sempre qui su YouTube. Il canale si chiama Moenia o Menia Music Experiments ed è una roba che fa schiattare da ridere perché è tutto proprio ballabile da discoteca. È un brano dance in cui sia l'audio che il video sono montate. Sono un montaggio delle dichiarazioni della signora Victoria nel suo italiano, di cui lei va fiera. Naturalmente poi la signora Victoria si è beccata 15 ergastoli per falsa testimonianza, non tanto per le testimonianze specifiche, ma semplicemente per aver risposto sì alla domanda «Lei parla italiano?».
E questo è un altro caso, anche qui si va a dimostrare che a compiere il male non sono persone che scelgono, ma sono persone che non capiscono niente nella vita, insomma. Hanno il cervello completamente annebbiato. Allora, vediamo un po', l'abbiamo visto, nel caso della lavatrice, passiamo poi al pappagallo che dà del fallito al vicino di casa. E qui lo spasso sta nel fatto che, sempre in Sardegna, sarà un caso, ma tra i popoli più permalosi del pianeta Terra, i sardi competono con orgoglio. E cosa succede? A un certo punto, un tipo uccide la vicina di casa perché così è preso dalla rabbia. E quando il giudice chiede al tipo, ma non poteva fare altro nella vita piuttosto che scegliersi questo hobby di ammazzare la vicina? E il colpevole supplica il giudice di perdonarlo e addirittura di dargli un premio, un riconoscimento alla carriera, dicendogli, la vita non è facile, provi lei a farsi dare del fallito da un pappagallo. E naturalmente l'assassino torturatore brutale è stato assolto e l'ergastolo è stato dato al pappagallo, chiaramente, come mandante dell'omicidio. Cioè, uno dice perché le stragi, gli ammazzamenti sono così divertenti? Perché non c'è nulla che abbia senso. E quindi è inutile poi che quando la gente viene condannata nei processi, ma anche quando viene assolta, sui social network tutti si sfoghino dicendo ci vorrebbe la pena di morte, buttate le chiavi. Voi non vi rendete conto che siete semplicemente dei psicopatici, sadici, vendicativi, e che godete fisicamente, proprio nelle zone degli organi genitali, sborrate all'idea di fare del male a persone che senza sceglierlo hanno compiuto il male. Voi non vedete l'ora di fare loro del male per compensare la vostra frustrazione, tutte le infelicità della vostra vita. Avete la bava alla bocca, ma vi riducete a bestie. Andiamo avanti ad argomentare, vediamo un po'. Stragi e omicidi sono commessi non da persone che hanno avuto la fortuna di essere amate e di riuscire ad amare, ma da persone che non hanno mai ricevuto un aiuto di nessuno, sono state abbandonate a loro stesse e sono rimaste vittime del male. Il male non è una scelta, ma una conseguenza dell'assenza di amore. Passiamo adesso al tema dell'errore. Uccidere le persone per sbaglio. Uccidere le persone per sbaglio. Io ho il mio papà che ha 25 anni, a un certo punto cammina per strada e un camion con rimorchio lo schiaccia e lo riduce a stracchino non anni. Naturalmente la folla subito chiede di poter staccare la testa all'autista seduto a stante. E l'autista dice: scusatemi, ero sovrappensiero e ho sbagliato. Cosa gli vogliamo fare? Stacchiamogli la testa, diceva la regina di cuori Alice nel Paese delle Meraviglie. Decapitatelo, prima la sentenza e poi il processo. Quando noi riteniamo di dover vendicare un torto, regrediamo allo stato di bestia primordiale, non ci vediamo più, non ragioniamo più, non sappiamo più amare, sappiamo solo fare del male come sfogo della pressione che stiamo subendo sia a livello mentale che emotivo. E come diceva giustamente Gandhi, occhio per occhio, tutto il mondo non vedente. Bisogna finirla di regredire a bestia. Quindi, uccidere le persone per sbaglio, l'abbiamo risolta la questione, non resta altro che perdonare. Ucciderle perché vittime dei desideri dell'ego, ad esempio
i vari femminicidi, tutte quelle storie lì, se non stai con me non puoi stare più con nessun altro. Io credevo che tu fossi bionda, poi ho scoperto che ti tingevi i capelli, allora ti uccido perché il mio ego desiderava stare con una bionda naturale. Anche questa è tutta roba fuori di testa, quindi non è roba in controllo di sé, quindi non si può fare altro che perdonare. Viva il perdono! L'opposto del perdono è fingere di perdonare, cioè convincersi di aver perdonato, ma ribollire di furia omicida all'interno, e prima o poi la pentola a pressione scoppia se non viene mai aperta la pentola. La sete di vendetta, il fondamento di tutti i meccanismi di repressione, cioè fondamento delle leggi, il fondamento dei sistemi di giudizio come i tribunali, il fondamento delle cosiddette forze dell'ordine, che sono semplicemente forze della violenza. Perché un conto è il carabiniere che ti sorride e fa la carezza al bambino. Prova ad andare dal carabiniere e dirgli vaffanculo pezzo di merda, e vedi se invece di fare le carezze ai bambini il carabiniere non rivela la propria vera natura, tornando allo stato di bestia che è, perché una persona che non sia una bestia, di sicuro di mestiere non si sceglie quello di andare in giro a spaventare le altre persone affermando la propria potenza, armandosi, conciandosi con delle divise patetiche, ridicole, facendo specialmente gruppo come i bulletti, perché se uno facesse il carabiniere da solo, allora non c'è problema, ma al G8 di Genova dovevano spaccare la testa a vecchie di 90 anni e si sono presentati in 45.000 contro uno. E siete patetici. E anche lì un consiglio per le varie forze dell'ordine: ma scopate di più, o meglio, cercate di scopare di più, cercate di diventare persone degne, così che qualcuno vi scopi, e finitela di fare i palloni gonfiati, che tanto vi sgonfiate prima o poi tutti. Questo è fingere di perdonare, la sete di vendetta, vabbè, appunto. Bisogna per forza trovare un colpevole, bisogna anche staccargli la testa per sfogare la rabbia. Liberazione dalla sete di vendetta. La liberazione dalla sete di vendetta, ad esempio, si compie quando si realizza che lo stesso errore che ha fatto qualcun altro lo posso fare anche io. Chi sono io quindi per condannare lui e assolvere me? Non ha nessun senso. Oltre al fatto che l'umanità è destinata, sia l'umanità che le individualità che compongono l'umanità sono tutte destinate all'evoluzione, al miglioramento, alla ascesi. Quindi non ha alcun senso tornare appunto allo stato di bestia violenta e invidiosa e frustrata, e sentenziare che qualcuno sia incapace di migliorare se stesso, come ad esempio il caso di Angelo Izzo. Va bene, liberazione della sete di vendetta. Vediamo i primi 5 versi del Dhammapada, che sono una roba meravigliosa. Dhammapada, naturalmente ve lo leggo in italiano perché sennò non si capirebbe un cazzo. Vediamo un po'. Dhammapada: siamo ciò che pensiamo, tutto ciò che siamo è prodotto dalla nostra mente. Ogni parola o azione che nasce da un pensiero torbido è seguita dalla sofferenza, come la ruota del carro segue lo zoccolo del bue. Siamo ciò che pensiamo. Tutto ciò che siamo è prodotto dalla nostra mente. Ogni parola o azione che nasce da un pensiero limpido è seguito dalla gioia, come la tua ombra ti segue, inseparabile. Mi ha insultato, mi ha aggredito, mi ha ingannato, mi ha derubato. Se coltivi questi pensieri, vivi immerso nell'odio. Mi ha insultato, mi ha aggredito, mi ha ingannato, mi ha derubato. Abbandonando questi pensieri, ti liberi dall'odio. In questo mondo l'odio non può porre fine all'odio. Solo l'amore è capace di estinguere l'odio. Quando
Questa è la legge eterna. Meglio di così. Il punto è che quando tu sei nel presente, in uno stato, sei regredito alla bestia, leggerti il Dhammapada può non essere sufficiente a evitare che tu mi spari in faccia, come nel caso di mio fratello quando gli ho rotto, poverino, la sua automobilina da 80.000 euro. Allora, vediamo un po'. Cosa resta da trattare? Siamo a 20 minuti, mi avrò rotto le palle a sufficienza. Il sutra del cuore. Mamma mia, che bello. Un'altra roba che la gente legge sforzandosi di capire e non capisce. E non capisce perché non c'è da capire. Allora, immerso nella saggezza suprema davanti a monaci e bodhisattva riuniti, Kannon Avalokitesvara, Bodhisattva della compassione, risponde all'allievo Shariputra, insegnando la dottrina del vuoto. O Shariputra, la forma non è che vuoto, il vuoto non è che forma. Ciò che è forma è vuoto, ciò che è vuoto è forma. Lo stesso è per sensazione, percezione, discriminazione e coscienza. Tutte le cose sono vuote apparizioni, Shariputra. Non sono nate, non sono distrutte, non sono macchiate, non sono pure. Non aumentano e non decrescono. Perciò nella vacuità non c'è forma né sensazione, né percezione, né discriminazione, né coscienza. Non ci sono occhi né orecchi, naso, lingua, corpo, mente. Non ci sono forma né suono, odore, gusto, tatto, oggetti. Non c'è un regno del vedere e così via fino ad arrivare a nessun regno della coscienza. Non vi è conoscenza né ignoranza. Né fine della conoscenza, né fine dell'ignoranza, e così via fino ad arrivare a né vecchiaia né morte, né estinzione di vecchiaia e morte. Non c'è sofferenza, karma, estinzione, via. Non c'è saggezza né realizzazione. Dal momento che non si ha nulla da conseguire, si è un bodhisattva, poiché ci si è interamente affidati alla prajna paramita, la mente non conosce ostacoli. Dal momento che la mente non conosce ostacoli, non si conosce la paura, si è oltre il pensiero illusorio e si raggiunge il nirvana. Poiché tutti i Buddha del passato, del presente e del futuro si affidano interamente alla prajna paramita, conseguono la suprema illuminazione. Sappi dunque che la prajna paramita è il grande mantra, il mantra più alto, il mantra supremo e incomparabile, capace di placare ogni sofferenza. Ciò è vero, non è falso. Perciò io recito il mantra della Prajna Paramita, che dice: Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhi, svaha. Andate, andate, andate insieme all'altra sponda, completamente sull'altra sponda. Benvenuto risveglio. Come da design, come si dice in ambito informatico, non si capisce una ciolla ed è perfetto nel suo essere incomprensibile. Vedete un po' voi cosa volete farne di una meraviglia simile. Allora, siccome adesso me ne vado in biblioteca a chiacchierare con due miei amici, direi che abbiamo risolto, basta pronunciare la parola amore. Con la parola amore si risolve tutto, con la parola amore, con l'esperienza d'amore, con la teoria dell'amore, con lo studio dell'amore, la disciplina dell'amore, la dedizione all'amore, la vocazione all'amore, la fedeltà all'amore. Basta, ciao.